venuti a trovare Joan Adel, direttore dell'ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya. Partiamo da un'analisi del voto di quello che è accaduto ieri per il referendum per la Catalogna libera. Bueno, dobbiamo dire che la presenza dei votanti è stata molto, molto alta, malgrado tutte le difficoltà che hanno avuto la gente per poter andare a votare, malgrado tutte queste difficoltà, sono andati a votare 2.300.000 persone più o meno, e più di 2 milioni hanno votato per sì per l'indipendenza della Catalogna, no? Pertanto, il risultato è chiaro, dobbiamo dire soprattutto che almeno 770.000 persone non hanno potuto votare o i voti che hanno fatto è stato requisito per la polizia spagnola, no? Pertanto più o meno la partecipazione ha all'intorno dei 3 milioni di persone. Tanti purtroppo i feriti negli scontri, c'è chi Sì. parla di 600, c'è chi No, parla di quasi più. 1000. No, stiamo parlando in questo momento di 800 persone. Vi Sì. aspettavate una reazione del genere della polizia e della Guardia Civile? Sinceramente no, è vero che da 2 settimane erano nel porto di Barcellona, però sinceramente nessuno pensa che in un paese democratico nel secolo XXI, nel cuore dell'Europa, un gesto così pacifico, così democratico come andare a votare può essere respinto di questa forma violenta e selvaggia. Sinceramente no, no, non me l'aspettavo. Qualcuno ha parlato di un referendum, però non legale dal punto di vista della Costituzione spagnola. Il problema è che non c'è nessun'altra uscita perché il governo spagnolo sempre dice che non è legale e pertanto non vuole dare la parola al popolo catalano. Il nostro presidente ha detto da quando è iniziato, da quando lui è presidente, ha detto referendum o referendum, nel senso che la nostra voglia è stata sempre fare un referendum accordato con il governo spagnolo, come ha successo con la Scozia, come ha successo con il Quebec. Non ho voluto, pertanto il Parlamento, che c'è una maggioranza assoluta, ha deciso comunque di fare questo referendum di forma che la gente di Catalogna potesse espressare il suo pensiero. Dopo gli incidenti di ieri e dopo il risultato del referendum, come si muoverà adesso la politica catalana? No, ieri quello che ha detto il Presidente quando si è verificato il risultato, è stato quello. Noi abbiamo votato 15 giorni fa una legge, la legge del referendum, che diceva che sì, la maggioranza della popolazione votava sì, si produrrà, andrà al Parlamento, il Parlamento deve decidere se andiamo avanti con la proclamazione della Repubblica Catalana. Ad Alghero si è sentito molto il momento del referendum. Vuoi dire qualcosa ai gelmans algheresi? Sì, allò che si è sentito è la sua solidarietà. Eh? Ja ho venim notant des d'allò che va passare fa una setmana, sembla allunyat en el temps, però va ser la setmana passada quan ja van començar a fer aquestes accions de repressió que en aquell moment no va ser física en alguns casos, i ara ens hem trobat amb aquesta repressió física, violenta, salvatge i sense cor, diríem, no? I per tant, ahir el comitat de solidaritat amb el referèndum de Catalunya va vindre aquí, van seguir un poc les notícies i ens van donar una mostra de solidaritat. També han hi hagut tants observadors que han vingut de Sardenya, de diversos partits sards, també l'exsíndic de l'Alguer, Marc Otero, era present a Barcelona i, per tant, d'alguna manera hem notat, no?, que Sardenya i especialment l'Alguer ha estat al costat nostre i ara venen temps encara més difícils, no? I, per tant, sentir la solidaritat dels algueresos i de la Sardenya serà important per anar endavant. Ora, chiudiamo questo incontro. Hai la possibilità di lanciare un messaggio invece ai catalani che ci stanno guardando dall'altra parte del mare. No, il missatge, io crec che si sono catalans dall'altra part del mar, ja el missatge el tenen clar. És a dir, el govern de Catalunya es va comprometre quan van hi haure eleccions al Parlament de Catalunya a fer un referèndum d'autodeterminació. Malgrat les paraules del president espanyol Rajoy, que diu que no
ha tingut lloc un referèndum, evidentment ha tingut lloc un referèndum, malgrat les seues actuacions violentes, desproporcionades i antidemocràtiques, i ara el poble ha parlat, el poble ha dit la seva amb totes les dificultats, perquè és comprensible que molta gent, veient la violència que hi havia als carrers de Catalunya ahir, algú decidís quedar-se a casa i no votar, eh? I això no els hem de votar com contraris a la independència, sinó persones que han decidit no anar perquè la violència estava als carrers. Dic, malgrat tot això, una gran part del poble català va anar a votar, va poder exercir democràticament el seu dret a vot i, per tant, ara el poble ha parlat i els governs, el govern de Catalunya decidirà, el govern i el Parlament de Catalunya decidiran en conseqüència.